Eccoci qui, diciamo in questa intervista 2.0 dopo il primo tentativo fallito con la diretta. Siamo oggi qui su Zoom con il buon Luca Masi e in questo secondo appuntamento con diciamo, queste chiacchierate, no? Perché Luca ha preferito chiamarla così che, piuttosto che un'intervista vera e propria. Allora, prima di cedere la parola a Luca, lo presento brevemente. Allora, Luca Masi è un mio amico contrabbassista che ho conosciuto già 3 anni fa, era il 2018, e l'ho conosciuto nel contesto jazz, cioè suonammo in una big band, non ricordo precisamente dove, mi sembra ad Angri, comunque, non ricordo neanche il progetto in realtà. Poi da lì venni a conoscenza del fatto che stava per iniziare il suo percorso nel mondo, diciamo, classico, e poi infatti abbiamo avuto anche una collaborazione che all'epoca dirigevo un'orchestra di fiati che per forza di cose adesso è ferma, perché prima sono stato a Bolzano, poi adesso con la pandemia, e niente, Luca, diciamo, ha fatto un percorso inverso al mio, perché io ho iniziato nel classico, poi ho fatto un'incursione nel jazz e poi sono tornato, ho completato il mio percorso classico. Lui invece ha fatto il contrario ed è un po' quello di cui parleremo oggi, perché talvolta c'è una sorta di, come dire, di chiusura mentale, cioè sul fatto che se una persona sta in un genere, viene visto un po' di cattività, d'occhio, in cattiva luce, se poi invece ha un approccio più totale, anche se poi in realtà ci sono tantissimi musicisti di assoluto livello che fanno tutto benissimo, quindi non c'è motivo di vedere questo tipo di limitazioni o restrizioni. Poi magari verso la fine Luca magari ci dirà un po' qualche dritta, no? Qualche consiglio pure su come produrre, diciamo, da autodidatta un po' di video simpatici, visto che Luca, se non lo sapete, ha un bel canale Instagram, Facebook e YouTube in cui pubblica dei video fatti tutti da sé al 100%, e magari ci può un po' condividere questa esperienza. E poi dopo, alla fine, ci dirà lui stesso, diciamo, i canali in cui seguirlo. Quindi io direi per adesso quello che c'era da dire più o meno in persona mi capi era questo. Ah, c'è anche il logo, potete vedere, personale. Anche Non è, credo che la non scritta è è. Vabbè, molto piccola. non fa Quindi niente. credo che sia Luca Masi Musician, giusto? E Yes. quindi penso che posso lasciarti la parola, diciamo che ti ho introdotto brevemente e poi il resto ce lo racconti un po' tu e poi ci confrontiamo su alcune tematiche. Dato che diciamo, nella chiamata di preparazione, no, a questi incontri, quando siamo stati più di 3 ore suddivisi in 2 giorni, quindi non toccheremo tutti gli argomenti delle telefonate, però qualcosina diremo. Bene, Luca. Da parte mia, che Sì. per il momento è tutto, quindi ti cedo la parola. Linea allo studio, Sì. grazie Luca. Allora, da Montoro, no, vabbè, scherzi a parte. Luca, innanzitutto grazie per l'avermi contattato, anche solo per il pensiero e per la considerazione. Per aggiungere qualcosa di nuovo a quello che hai già detto, appunto, io ho fatto un percorso inverso. Giusto per contestualizzare un attimo, venivo dalla garage band, venivo da gruppi rock in cantina, facendo blues, hard rock e nel contempo pure musica popolare, tradizionale, eccetera. E volevo studiare il basso elettrico, venni a sapere del percorso jazz a Salerno con un certo Dario De Idda, e quale migliore occasione per studiare il basso elettrico, approfondire e fare un percorso didattico con tutti i crismi e in più, con un grandissimo, e in più avvicinarmi al jazz, un genere che per me era totalmente oscuro. Cominciare a capirne il linguaggio, il senso dello swing, cominciare a capire una struttura, una infarinatura, un avvicinamento. Poi, come succede un po', come sai, come si dice, l'appetito viene mangiando. Cominciai nel frattempo durante il triennio a Salerno, mi regalai il contrabbasso, così per iniziare a smanettare, per iniziare a buttare giù qualche nota,
E poi di lì, ecco, avvicinarmi all'arco, prima studiando privatamente per fatti miei, con Giuseppe Nocito, un grandissimo amico mio, paziente e di buona volontà, che mi ha cominciato a dare i rudimenti sulle mani. E poi è arrivato il diploma a Salerno, ho finito il percorso della 3 più 2, ero caldo, come si dice, ero ancora in ballo, mi sono detto continuo, infatti ho studiato un anno privatamente facendo bei salti mortali per fare il test d'ammissione e avvicinarmi a quello, allo straordinario mondo che è la musica classica. E io posso parlare per esperienza mia personale, per quello che è l'arco, lo studio con l'arco, che è qualcosa che mi ha svoltato, è qualcosa che mi ha letteralmente cambiato, e più che cambiato, ecco, forse è più corretto dire che perdonami, pecco di ars oratoria. No, tranquillo. Ha iniziato a correggere il tiro, mi ha dato e continua a darmi intonazione, suono, tanta pratica giornaliera. Ovviamente io parlo per esperienza personale, ecco qua. E anche in questo caso sembra quasi doveroso, insomma, però è una mia prerogativa in entrambi gli ambiti, jazz e classico. La mia esperienza è quella là di un giovincello, di un neofita, di un ragazzino alle prime armi, perché per carità è ovvio, c'è gente che lo mastica da anni e sarebbe presuntuoso da parte mia. Io sono jazz, io sono classica, non esiste proprio, anzi, tutt'altro. Però entrambi mi hanno dato praticamente tutto quello che ho tra oggi, tra le mie orecchie e le mie mani, per poter, come dire, fare un discorso musicale anche di altro genere. Anche di altro genere, ad esempio, se suono un brano di musica pop, conosco l'armonia e ho imparato a ragionarci grazie al jazz, a semplificare il senso dei gradi, delle scale, eccetera. Così come l'arco al contempo mi dà l'intonazione e mi dà modo di affrontare, di avere già in testa il suono che voglio, che non per forza deve essere quello dell'arco, ma essere più padrone, ecco, come dire, del discorso, delle parole, tra virgolette, che sto per andare a esprimere, diciamo così. Sì, vabbè, i concetti musicali, che poi di quello poi parliamo nello stretto. Ma infatti, pure io quando ho iniziato, perché pure il mio percorso accademico, in realtà io stavo con uno strumento, però non lo potevo studiare in conservatorio perché non c'erano le classi. Quindi il più vicino era il trombone. E questo è stato oramai quasi 10 anni fa. Quando ho completato la triennale classica e sono passato al jazz, in realtà poi è stata una cosa simile, perché studiare quel genere lì mi ha dato poi delle cose tecniche, perché siccome richiedeva delle cose diverse, quelle cose diverse lì però poi hanno avuto delle ripercussioni positive anche poi sull'altro ambito. Quindi è stata un'esplorazione totale delle possibilità proprio tecniche della produzione del suono, della tecnica in generale, quindi proprio come approccio, cioè è un arricchimento, non è una limitazione. Anzi, magari fare solo determinate cose sia in un ambito e sia nell'altro, perché poi in realtà facciamo presto a separare, a dire jazz e classico, quando poi il classico ha un'infinità di sottogeneri, il jazz dal lato suo ha un'infinità di sottogeneri, quindi poi ci rendiamo conto che in realtà anche nel discorso classico e nel discorso jazz, in realtà ogni cosa si suona in un modo. Cioè, questa è una cosa che diciamo, è una sorta di elefante nella stanza, no? Come si usa dire, non visto, che mi sono reso conto tipo 2 anni fa, quando ho iniziato a fare lezione di classico seriamente, perché pure il jazz è stato serio, però anche nel classico dopo ho iniziato a studiare seriamente e suonavo
repertorio di Wagner come se stessi suonando Mozart, e mi dice: ma tu che stai facendo? Cioè, non è così. Ed è la stessa cosa di quando dice: no, ok, oggi voglio suonare un brano di J.J. Johnson, no? Che sicuramente tutti i jazzisti conoscono, perché è stato uno dei migliori trombonisti americani. E ci sta una differenza se invece magari stai suonando un brano di, non lo so, di Coltrane, cioè ci sono delle differenze anche lì. E se non le esprimi, chi ha l'orecchio dice: ma questo che sta facendo? Cioè, è un attimo, puoi andare fuori genere anche nell'ambito. Quindi capisco, c'è cioè, il discorso che pure facevi di arricchimento, ma non solo tecnico, ma anche poi musicale, perché poi in realtà poi questi due mondi si sono intrecciati molto spesso nel corso della storia. Cioè, io pure sempre anche alla laurea ho suonato un concerto di un autore francese, Tomasi, che era pesantemente influenzato dal jazz, e infatti c'erano dei passaggi che andavano suonati proprio in quel modo lì, ma non potevo, e mi è tornata utile quel tipo di preparazione che ho fatto nel jazz con Lel, che magari un classico puro, no? Chiamavano un classicista puro del trombone, non sarebbe potuto entrare fino in fondo in quello stile se con un minimo non lo conosce. Quindi per Sì, questo Luca. è. Allora, va fatto un distinguo, perché ovviamente, come darti torto, va fatto un distinguo però. Quello che vuoi fare, quello vai a studiarti, nel senso, tu sei un purista jazz, sei un purista classico, sei un purista metal, ok, ti vai a studiare solo quello. E fai solo quello perché è il tuo gusto, perché è il tuo approccio, ma ci mancherebbe, evviva, aggiungerei io. Nel momento in cui però, e io parlo appunto, ripetita Juvent, parlo di me, che non ho non limiti, è come dire, non avendo un genere prestabilito, perché anche la musica pop, se fatta bene, regala emozioni, così come la classica, così come lo swing, la big band, eccetera. Eccetera, eccetera. Quindi qualsiasi cosa concorre a rendere il musicista più maturo e più consapevole. A tal proposito, per quanto riguarda, ecco, l'integralismo del jazzista rispetto a quello del classico, no? Questo dualismo e cose là. Chi sa fare fa, chi non sa fare parla, diceva qualcuno, Sì. perché non lo scopre Luca Masi, che è il più grande della storia. Non tanto per il classico, perché il jazz è comparso poi qualche secolo dopo, ma i grandi mescolano, studiano quello e quello, allargano gli orizzonti. Però, ti ripeto, torniamo al punto di cui sopra, tu cosa vuoi fare? Qual è la tua priorità? E ognuno trova la propria strada. Però io parlo per me, nella mia infinitamente piccola esperienza di aspirante musico, diciamo così. Sì. No, ma Ti infatti sono. faccio un esempio, sempre sulla, scusami se ti No, no, interrompo, no. Luca, ti faccio un esempio sempre sulla mia pellaccia. Il triennio, il biennio jazz a Salerno, parte la crescita sullo strumento in senso stretto, su tutte, la prima cosa che mi viene in mente adesso su due piedi, cosa ti ha dato l'esperienza jazz a Salerno? L'ascoltare quando suoni in gruppo, che fino a quel momento era anche per gusto, anche per attitudine, era solo bordello e va bene, ci sta. Però ecco, fa parte della crescita in questo caso pure ascoltare cosa sta succedendo intorno a te. Qualcuno direbbe interplay, non mi permetto di bestemmiare perché poi là subentrano anche questioni armoniche, melodiche, per carità, anzi, siamo qui apposta e non si finisce mai di studiare, ma la prima cosa che mi viene in mente è proprio ascoltare le dinamiche, cosa sta succedendo, è finita l'intro, adesso c'è il solo, sta cantando la voce, si scende sottoterra, ha solo di batteria, vai a rimarcare gli accenti, tante cose. Poi sai, ti trovi in altri contesti, musica folk, nata a Murriata, una pizzica, Luca, ma che c'entra? C'entra. Sì. Perché hai modo di capire che cosa ti sta succedendo intorno
e come regolarti automaticamente di conseguenza col tuo modo di interfacciarti e di interloquire, perché la musica in gruppo soprattutto è un discorso, è una chiacchierata, ecco appunto. Sì, ma infatti, ma pure ti dirò, quando mi sono affacciato al mondo jazz, perché come sai, no, a Salerno, no, a Salerno in generale, quando si iniziano i percorsi accademici, e quello che conosci per ultimo molto spesso è il tuo insegnante, perché se non è di ruolo, mentre non viene nominato, no, l'anno inizia a settembre, tu lo conosci a gennaio, febbraio, sì. Mi è successa una cosa analoga, e quindi iniziai a seguire i primi corsi jazz con Deidda, però il fratello di Dario, e quindi quando facevamo i corsi di improvvisazione, già lì per esempio usciva, quando senti Sandro parlare è un piacere perché c'ha una cultura vastissima, perché e si potrebbe subito erroneamente pensare, perché poi visto che lui tecnicamente è spaventoso, perché prima di tutto suona tutti i sassofoni come se fossero il suo strumento principale, poi ho visto anche quello che fa al pianoforte e dice ok, ma quello Alessandro è un musicista pazzesco, però poi in realtà visto dopo che, cioè, a parte quello, perché quello è un 50%, però c'è un altro 50% che pochi hanno, cioè che una quello sa tutti i dettagli possibili immaginabili di ogni brano della tradizione jazz e una cultura molto vasta del classico, perché lui faceva tantissime, non so se ne abbiamo mai seguito dei corsi insieme, forse sì, che lui trovava i parallelismi tra un genere e l'altro, cioè lui parlava, menzionava Puccini, Verdi, Beethoven, cioè lui li acchiappava e li tirava dentro al discorso, e dicevo ma com'è? Tu ti chiedevi, scusami se ho capito bene la domanda, perché a un certo punto... No, non era una domanda, era un'osservazione, cioè no, quanto conta la cultura, no, in quello che facciamo, ed è un aspetto molto sottovalutato, io l'ho capito veramente molto di recente, cioè a me da un anno a questa parte, dice ok sì, sono tante cose, sembra fine a se stesso, invece poi in realtà è decisivo, cioè è più importante del discorso tecnico, cioè sapere quello che stiamo facendo, diciamo, va di pari passo al discorso tecnico, perché la tecnica fine a se stessa non serve a nulla. La tecnica va a braccetto appunto con che cosa hai da dire. È un po' come una persona che impara una dizione impeccabile dell'italiano e conosce 20 parole. Non so se ho reso l'idea, è la stessa cosa. Il linguaggio, in questo caso musicale, va accompagnato con consapevolezza, cultura, correlazioni, differenze, esempi, tante tante cose che arricchiscono il proprio discorso. Ma hai citato poco fa Sandro Didda, che appunto faceva delle correlazioni col classico e tra il jazz. Ma Luca, voglio peccare un attimo di presunzione. Io non sono un grande biografo dei grandi, come dire, autori del jazz di tutti i tempi. Non lo so, penso a Coltrane, penso a Davis, a Miles Davis, penso a Dave Brubeck, non penso che costoro rinnegassero totalmente tutto quello che non fosse jazz, tutt'altro. Cioè, non ci metto la mano sul fuoco, perché appunto bisognerebbe interpellare i biografi e chi conoscevano queste persone da più vicino, però è molto difficile, secondo me, che si precludesse, che mettessero i paraocchi, ecco. No, no, ma questo. infatti, ma neanche nel Gershwin, discorso classico. ma che cos'è? Cioè, non si scappa, a parte la formazione, la big band, cioè quando pensi all'arrangiamento, come fai a non strizzare l'occhio, come fai a non avere dei punti di riferimento anche classici? Sì. Credo sia molto difficile, ecco, però alzo le mani, non voglio peccare di presunzione e dare realtà assolute. Io mi permetto anch'io di ascoltare e quindi di annusare certe cose, di
di tentare di fare un ragionamento insieme a te, ecco. Perché ho nominato Sandro? Perché Sandro fa una cosa quando facevamo le nostre lezioni di improvvisazione che in realtà andrebbe fatto a qualunque livello e a qualunque genere in ogni lezione di musica, perché se tu ti ricordi, cioè sicuramente ti ricordi, quando Sandro portava il brano diceva ok, oggi suoniamo questo. Cioè Sandro faceva due cose sacrosante, perché quello che io oramai definisco i pilastri dell'interpretazione, cioè ti vedeva là, cioè ok, oggi suoniamo questo brano di Coltrane, ti faceva la storia, ma non è che ti dava delle nozioni, no, tanto per dare oppure tanto per far vedere che lui ne sapeva più di te, no, lui dava delle informazioni concrete, no, questo brano è andato in queste circostanze, questo modo, così così con là, poi questo è lo spartito, cioè queste idee che lui aveva sono diventate musica in questo modo, quindi analizzava e poi dopo si suonava, cioè quindi quando tu hai queste idee hai già una marcia in più, dici ok, adesso lo interpreto, perché stai nel ragionamento del compositore, quindi è questa cosa qui andrebbe fatta. Se io sto studiando un brano di Bach, sto studiando Coltrane, torniamo al discorso di parte, quindi poi alla fine non conta il genere, cioè conta come tu approcci, perché è evidente che ogni cosa, ed è uno dei pochissimi che ho visto fare questa cosa qui, che è bellissima, perché allora sì che possiamo dire che stiamo interpretando. Ti metti, sì, ok, sto suonando questo brano, è bello, l'ha scritto Miles Davis, ah, carino, cioè faccio le note, la struttura, però poi dietro, cioè tutto il mondo che stava nella testa quando ha scritto quella cosa, dice noi non andiamo ad aprire questo vaso, cioè, che fa vedere che ci sta qua dentro, ci sta tutta la differenza del mondo, e le persone che ascoltano se ne rendono conto, perché poi cioè io ho sperimentato molto su di me, di quando ho avuto modo di registrare un qualcosa prima di fare questo tipo di analisi e dopo, dice, cioè, è un'altra cosa, cioè, che io fino a mo' che ho fatto. Sì, no, sono d'accordissimo, d'altronde è una cosa fuori discussione, qualsiasi cosa, cioè è facile fare il dattilografo, ti mettono la partitura davanti e suoni, esistono già i computer per questo e sono molto più precisi di noi. L'essere umano, il musicista subentra proprio con le sue mani e la sua testa, il suo cuore su quello che è il linguaggio, ma quando vai a riproporre qualcosa è importante contestualizzare. Bach, Beethoven, Wagner, a parte vabbè 100 anni l'uno dall'altro, ma ci passa un abisso, sì, anche nel modo di suonare e di interpretare le opere di ognuno di essi, proprio perché ognuno di essi ha scritto in contesti completamente diversi, in movimenti artistici completamente diversi. Un forte come dicevamo l'altra volta, un forte di Mozart non è un forte di Wagner o di Mahler, sì, passa proprio una quantità di volume in senso proprio tecnico, specifico, molto bello, molto consistente. Ah, E voglio. tanto, lo stesso è pure quando appunto riproponi un brano jazz che sia, ecco, il cool jazz di, ad esempio, Chet Baker con il free Armstrong, jazz, direi. un Louis Armstrong, ecco, c'è una bella differenza di timbro, di intensità, di suono, di tante cose. Sì. Poi, tra l'altro, no, io che poi ho introdotto, cioè quello che stai dicendo prima, no, io ho introdotto Sandro, no, che volevo parlare dell'interplay, che è una cosa che hai detto all'inizio. E per esempio, quando ho iniziato a vedere quel modo lì di stare insieme, quindi ho iniziato a introdurmi un po' nel mondo, dice, guarda, ne abbiamo i brani, le strutture, ci si ascolta e ci si adatta. Quella cosa lì, in realtà, ho visto che andrebbe fatta anche nel quintetto, quartetto classico, quelle cose lì, e che però, anche in quel caso, sono cose che non ci vengono insegnate e che non facciamo, e che poi infatti ho avuto vantaggio nel trasportare
in quel mondo lì, perché bene o male dei progetti in cui, non lo so, dei quartetti di trombone, quintetto di ottoni classico, quindi bene o male si fanno sempre, no? Oppure che fai qualche concerto all'anno di... E quel modo di fare interplay, perché di solito, ok, c'è questo quartetto, ognuno ha la parte sua, ognuno con la testa dentro quella parte lì, fine della storia. E invece no, cioè, perché fare interplay significa che questo è stato un esperimento che abbiamo avuto modo di fare quando stavo ancora a Bolzano, quando diciamo nella pandemia 1.0, no? Quindi il mese di febbraio del 2020, in cui si è iniziato a chiudere. E non si capiva aperti, chiusi, quindi abbiamo avuto tempo. E lì, per esempio, ho detto: guarda, ragazzi, se facciamo questa cosa, stiamo preparando dei concorsi di musica da camera. Quindi ho detto: ragazzi, se invece di fare il lavoro sulle singole parti, facciamo un lavoro sulla partitura, probabilmente succedono delle cose interessanti. E infatti poi, vabbè, poi c'è stata la chiusura totale. Purtroppo noi abbiamo fatto solo l'esame, ognuno da casa, registrato, montato. Però per dirti, quando abbiamo fatto quelle 2 settimane con quel tipo di interplay, quindi sulla partitura, cioè quindi sullo spartito c'era la nostra parte e c'era la partitura, era un'altra musica, cioè usciva un'altra cosa. Ed è un modo che magari i più grandi al mondo lo danno per scontato, quindi i migliori quintetti d'archi, i migliori, è che magari se tu non ci arrivi, cioè, ti devi un po' scervellare tu a capire, perché non è che, diciamo, faccio lezione, ti dicono queste cose. E poi però dopo vedi le differenze, dici, ah, ok, interessante. E per questo dico, ho preso molti concetti interessanti, ho avuto modo di trasportarli da un mondo all'altro, che... quella è la cosa bella, perché ogni... A parte che io faccio solo questa battuta qua, poi ti do di nuovo la parola e faccio tutto il contrario dell'approccio, lo chiamo io l'approccio del maiale, no? Nel senso, no, come si dice nei nostri territori montani, no? Che del maiale non si butta via niente, no? Invece faccio tutto il contrario, io prendo il buono da ogni cosa, mi piace prendere il meglio, cioè, perché a volte ci sta quella cosa, no, ogni cosa... Lo dobbiamo buttare via con pure degli insegnanti, no? Tutto quello che dice va bene, no, non è detto. Bisogna prendere il buono da ogni cosa, non tenere per forza tutto, Assolutamente. perché poi va adattato alla nostra situazione. Certo, no, ma non si butta via niente proprio perché tutto concorre. Hai fatto bene, ed è comprensibilissimo il discorso che hai fatto con ti sei portato le dritte dell'interplay dal Sì. percorso jazz con quando ti sei trovato in orchestra classica, ma come? Eppure è successo, poiché vabbè, subentrerebbero anche altri discorsi con dove abbiamo modo di fare pratica orchestrale, Quella però vera. lasciamo perdere. Allora uno deve farsi furbo e quindi rubare a destra e a manca, avere anche la fortuna di ritrovarsi con didatti che appunto non si risparmiano, non fanno economia e ti danno tutto quello che hanno. Però si sa, siamo umani, soprattutto i maestri sono esseri umani. E quindi, come dice Keith Jarrett, non esistono cattivi maestri, ma esistono cattivi allievi. Io sono d'accordo. La curiosità è la madre di tutto. E quindi deve essere così. A tal proposito, quando dicevi il fatto, l'esempio tuo dell'orchestra, mi è venuto in mente una volta un fatto quando praticamente al conservatorio ad Avellino, appunto, stavamo facendo pratica in orchestra, un ensemble di una 20-25 elementi più o meno, cioè archi, fiati, eccetera. E notavo appunto che ragazzi un po' più verdi, un po' più acerbi, tendevano a strafare in termini di volume e di dinamica. Il maestro interrompeva, bontà loro, ci mancherebbe. Lì ci vuole esperienza, orecchio e ci mancherebbe, ognuno matura a suo tempo, eccetera. Però appunto.
Io e il mio collega, che anche lui veniva dal mondo jazz, contrabbassista di lungo corso, più stavamo nei ranghi, imparavamo a stare. D'altronde, Luca, l'orchestra classica, una cosa che mi piace, che, ma vabbè, non ci dilunghiamo molto dal discorso. Ad esempio, la cosa che più mi ha affascinato, là della musica, del genere, appunto dell'arco in senso stretto, l'orchestra mi è piaciuta e mi piace perché è, come dire, è disciplina. Tu stai in trincea e fai il tuo lavoro in trincea, il solista fa il solista. Non so se ho reso l'idea, Sì, sì. sono rispettati i ruoli in qualsiasi. Sotto qualsiasi punto di vista, a qualsiasi livello, a partire dal semplice essere puntuali, perché ci sono 20, 30, 40 persone che dipendono da te, quindi a partire appunto da quello fino ad arrivare alla compostezza, alla fare le note che sono scritte e basta. Può essere, qualcuno lo può trovare noioso, ci mancherebbe. Però appunto i benefici non sono strettamente musicali, ma soprattutto di contesto, soprattutto umani e di esperienza. Sì, anche poi non è. In realtà pure lì, se mi sono stato un po' in big band, non è facile, cioè in realtà non è poi tanto diverso, perché poi là sono quelle regole di linguaggio. Infatti, le prime volte veramente non beccavo una nota, però non è poi tanto diverso dal stare in sezione in orchestra. Anzi, forse nel tuo caso specifico tu hai vantaggio nella big band perché sei solo tu. In orchestra classica invece siete dai 2 ai 6, in certi casi anche 8 contrabbassi, quindi là, beh, è un discorso, però ho avuto, ecco, un modo di interfacciarti ad entrambe. Invece no, come trombone siamo sempre 3, 4, sempre, Sì. quindi dei margini di libertà veramente ridotti all'osso anche nel jazz, a meno che non sei, diciamo, il prescelto, no? Che deve fare tutti, che fai soli di improvvisazione, però è una bella sfida pure lì. E poi in realtà non sei nemmeno in sezione con i tromboni, ma sei in sezione anche con le trombe. Quindi poi in realtà da 4 molto spesso passi a 8, quindi a coordinare a 8 è stimolante, mi piace un sacco, devo dire la verità. La banda di paese, però state seduti, per dirla, per sfotterti un poco, Luca. Magari. Magari No, sì. se, allora, ti rispondo un attimo al volo a questa cosa. Due cose differenti, la Big Band, comunque era la MLA, Fratelli Gravina. Sì, ma non dico Bellissime esperienze, spero si replichi al più presto. Nel caso della Big Band, appunto della situazione swing, il contrabbasso è uno solo e insieme alla batteria sono il motore ritmico. Sì. Quindi sei solo, o almeno a braccetto col batterista, però da solo poi devi sbrigare appunto, devi sbrigartela per quanto riguarda la funzione ritmica, appunto, di motore ritmico, come ti dicevo. Di contro, nell'orchestra classica magari stai anche con 3, 4, 5 contrabbassi, però lì subentra, ecco, la coralità, l'unisono con gli altri. Non è che ti vai a nascondere o, come dire, ti camuffi, allora che bello, è più facile. No, le difficoltà ci sono a tutti i livelli, però le bellezze, i benefici ci sono in entrambi i casi. Spero di essere stato chiaro. Sì, vabbè, sono abilità che poi uno bisognerebbe trovare, come dicevamo anche prima, no? Avere modo di lavorare, perché in realtà pure in entrambi i casi, beh, è vero che uno non, che io sappia, non ci sono audizioni in genere per entrare in una big band, però è normale, no? Pure nel nostro caso come i tromboni, no? La sezione a 3 segue delle dinamiche
è un ecosistema a parte, diciamo, pure all'interno di un'orchestra, no? La sezione di tromboni è un ecosistema a parte, la sezione di tromboni sono ecosistemi, no? Perché già a trovare, a seguire il suono naturale, quindi dell'accordo, cioè intonare naturalmente un accordo a tre strumenti, non col sistema temperato, no? Con le caratteristiche vere del suono. Come lo fai? Cioè, magari tu entri in orchestra, è la prima volta che c'hai due trombonisti al lato e c'è il direttore, no, ma da me mi arriva, cioè, ma che sta succedendo? Ma è normale che io no, là non possa avere quel tipo di preparazione, perché se io una volta a settimana, ma in realtà no, perché so che nei contesti seri esteri, me ne vogliono i conservatori italiani, però nei contesti esteri seri, là stanno tutti i giorni, cioè in un conservatorio, io sto magari 2 ore al giorno con altri due trombonisti a suonare roba in sezione. Ma è normale che se io vado a suonare in un'orchestra in Germania sono un pesce fuor d'acqua, perché dice, ma tu non sai intonare gli accordi, cioè magari studi il trombone da 10 anni e non sai che se stai facendo un certo tipo di accordo, quella terza devi abbassare, la devi salire, la quinta, la settima, la nona, ma io che, ma non perché non sono capace. Appunto perché è un tipo di lavoro quotidiano che mi manca, perché non è che posso mettere il computer perché mi fanno altri due tromboni, ma sono temperati. No? Cioè, quella settima non è di dominante, non sarà naturalmente un po' più bassa di come dovrebbe essere, perché quello là sono quella settima assoluta. Buonanotte. E quindi è un tipo di cose che uno poi dopo si fa dopo, cioè magari inizia a suonare in sezione dopo che hai vinto un'audizione, un concorso in orchestra, che poi a Esattamente. volte è anche per questo che si fa il periodo di prova, perché poi integrarti in una realtà è ben altra cosa, come andare a passare la selezione in cui comunque sei solo tu, però a volte eppure ci sono orchestre in cui hai quella prova all'inizione. E se tu non hai avuto modo di prepararti, quindi non prendi altre 2 o 3 persone, ci stai tutti i giorni, quando si poteva fare, perché poi tra l'altro, questi tempi di pandemia è un casino, e ti trovi là in quella prova lì. Ovviamente sei una voce fuori dal coro, perché quella gente che ti ascolta hanno l'orecchio, dice sì, ok, se ci sei, suoni bene, però non hai quella preparazione. E magari se ti va bene, che veramente li hai convinti, ti prendono. Altrimenti se ne parla alla prossima. Sì, Un discorso Lucio, ci nuovo. sono, hai detto tu bene, non me ne vogliono i conservatori italiani. Però una cosa che manca appunto nel percorso jazz, nel percorso classico in generale, soprattutto in questa riforma 3 più 2, è che non c'è proprio pratica. Mo' che sia jazz, che sia appunto la big band, non si fa, o No, che ma sia infatti dicevo. orchestra, o che sia nel classico orchestra fatto tutte le settimane. A ritmi serrati, proprio perché già 3 anni più due sono già pochissimi. Tagliare ulteriormente la pratica stessa, cioè ore e ore stare con lo strumento in mano o da soli, che quello è imprescindibile, lo studio quotidiano da Quello soli, sì. ma soprattutto in ensemble, e quella si dovrebbe fare. Anzi, in quei 5 anni si dovrebbe dare priorità a quello, perché è quello che poi forma il musicista, Ma io ne parlavo credo. con, sì, ma pure con Lello, che era il mio insegnante di jazz, Lello che l'ho tenuto all'epoca, diceva, ma com'è possibile che un conservatorio con questi maestri, questa gente, questa preparazione, poi non ci sta un laboratorio di big band dove ogni settimana si prepara un concerto semestrale, ma anche mensile, un saggio di fine anno, cioè, ma com'è possibile? Poi è normale. Ho avuto, sì, in quegli anni lì ci sono state delle situazioni in cui ho avuto modo di suonare, ok, in big band, però poi là, ti ritrovi là, cioè acchiappa nello swing degli accenti, delle strappate sul registro acuto insieme agli altri, cioè è un casino, cioè è un casino. Quella roba lì, quando stai provando un programma in un'orchestra che hai un concerto, una big band che ha un concerto, non è che tieni il tempo di dire, ok, sì, mettetevi là e imparate. È normale, se stai facendo una prova devi fare il prima possibile, non è che puoi fare un milione di prove e fare 2 serate. Cioè, meno prove si fanno e meglio è.
come sempre, Certo. perché per motivi anche sempre di budget, non c'è mai la possibilità di andare in fondo Normale. alle situazioni. No, è un po' come prendere un calciatore alle prime armi e buttarlo a giocare bene la Serie A. Un attimo, ma per carità, i nostri con te non è che abbiamo suonato in contesti di Serie A, era No. semplicemente per fare un parallelismo, un confronto con la realtà che siamo, che purtroppo nel quale ci dobbiamo scontrare, ecco, che appunto ci sarebbe bisogno di fare tanta pratica in qualsiasi contesto, Sì, classico, sì, più sì. grande, non basta appunto, i cali, i mal di schiena qui nelle nostre stanze, nelle nostre sale prove, c'è bisogno di suonare insieme a qualsiasi livello. Ah, ma è imprescindibile se per stare in certi contesti, certo, è normale se dici ok, io sono un solista, quindi c'ho il piano. Ok, passi migliaia di ore su tu e il pianista, quello è il tuo lavoro, è ottimo, perché tu da solo a due persone è certo più gestibile di do già 3, 4, 10, 20 e l'orchestra di 80 elementi. Però poi è normale che in quei contesti, vabbè, là c'è il direttore, quindi coordina lui. Però intanto, non è che in orchestra, ecco, tornando al discorso, non è che se stanno i quattro tromboni, ognuno fa per i cazzi suoi, scusami proprio il francese, non è che il direttore dice, ok, oggi lavoro con i quattro tromboni, cioè comunque tu è un lavoro che se lo fai a tua parte, cioè devi acchiappare tu con la posizione, dice, ok, gli altri oggi se ne vanno a fare la pausa pranzo, noi rimaniamo qua, perché è un problema, no, non è che il direttore dice, sì, ok, ma lo facciamo insieme. Cioè, quello comunque non succede. Quindi, però quel tipo di orecchio, come lo sviluppi? Certo, non da casa. No. Comunque. Alcune cose hanno bisogno della pratica, di sbatterci il muso dentro. Appunto, quando ti devi trovare un batterista, ti parlo nel mio caso specifico per esperienza, ti devi trovare un batterista che ti dice: Luca, stai tirando troppo in avanti. Sto parlando dello swing. Sì. Oppure Luca sta tirando troppo indietro. Ma come? Ma a casa mi veniva! Non c'entra, non c'entra. Per fortuna la musica è fatta di, appunto, di persone, c'è bisogno di sbattere il muso e col naso nel proprio errore, nelle proprie. E poi paradossalmente è proprio l'errore, è proprio la cazziata, passami il termine, che ti fa crescere, ti sprona e ti stimola. Sì, no, ma sono veramente d'accordo. Cioè, beh, sbattere la testa nel muro. Però, sì, a livello di. Certo, non era proprio questo l'argomento centrale, no? Questa macro critica al sistema scolastico, però. No, scusami Luca, non ti volevo interrompere, no? Figurati, non, nessun, come dire, nessun piagnisteo, ripeto, quello che ho detto prima, chi vuole fare fa, Sì. cioè un modo lo trova. Certo, non è facile trovare una big band per fare pratica o di Sì. contro un'orchestra classica così dietro l'angolo, oh, vado a fare un attimo un paio di prove così. Però l'augurio è quello che appunto mo, si esce dal Covid e quindi Si riattiva un po' la macchina. si mettano un po', non per essere criticoni, anzi, auguriamoci che la nostra classe politica e chi ci governa. Scusa Luca, mi scappa a ridere, non ce la faccio. Però vabbè, l'augurio è quello là che. Si comincia a investire, si comincia a stimolare, perché poi ecco, i fratelli Gravina sono un esempio, ma quante persone vorrebbero mettere su? Le idee ci sono, le realtà, Sì. le persone creative, io mi tolgo di mezzo. Le persone creative, gli artisti, quelli veri, ci sono e fomentarli e foraggiarli sarebbe il dovere e sarebbe l'augurio che ci possiamo fare, Luca. Sì, no, infatti, ma pure io c'ho un bel po' di progetti in cantiere, però al momento non è che Luca, ti sei un manteniamo. contrabbassista, per Sì, caso? sì, sì, No, sì, sì. c'è un amico mio, bravo, veramente, ti passo il numero in questi giorni.
Ok, no, no, in realtà, beh, no, sì, sto pensando a delle cose, però poi, ti ripeto, sono in fase embrionale di progettazione, quindi poi se ne parlerà, adesso se faccio altre pure priorità, se ne riparlerà. Allora, Luca, io prima di passare magari in cui ci racconti un po' il tuo processo creativo, no, dei video, che sono interessanti, mi piace un sacco. Mi ricordo quando ci abbiamo fatto la telefonata in cui abbiamo parlato di quelli che sarebbero stati gli argomenti, ce n'è stato uno che mi è piaciuto tanto e che fa parte un po' anche di quello che io ritengo, cioè che della metodologia che un po' vado divulgando di questi tempi. E tu mi avevi accennato al fatto che nelle tue prime esperienze, perché prima cosa anche tu, come me, hai iniziato piuttosto tardi, anzi tu molto più tardi di me, perché io ho iniziato a 19 anni il percorso accademico e mi sembra tu mi dicevi verso 24-25, mi sembra. E Sì. inoltre mi raccontavi, diciamo, come dire, non di disagio, una sorta di timore reverenziale quando in classe trovavi delle persone molto più preparate avanti di te e mi raccontassi un po' come vivevi questa situazione. L'ho trovato interessante perché in realtà era il modo in cui avevo vissuto la musica nei miei precedenti 18-19 anni. E magari se ci vuoi parlare, poi magari vediamo un paio di spunti, diciamo, interessanti da commentare. Allora Luca, sì, io inizio tardi a studiare didatticamente, appunto, perché poi prima di entrare a Salerno feci un anno di studio mirato appunto sullo swing, sul jazz, per fare il test d'ammissione, eccetera. Però appunto, e ancora oggi, parliamo di una persona che si è avvicinata da pochissimo a questo genere. E che succede? Per non ripetere le cose che hai detto già tu, a volte ho vissuto male il confronto con i miei colleghi, perché parliamo di bestie che già suonavano e suonano jazz da decenni, che masticano, che hanno una padronanza spaventosa. E sarà che io sono una persona normale, quindi l'animale, l'uomo è un animale sociale che vive il confronto. Sì. Chiunque di noi scagli la prima pietra, ognuno di noi, in diversi contesti, in base alla professione, in base al percorso di studio, a dove lavora, non ha un corrispettivo, un confronto, un termine di paragone col quale misurarsi. E se non fai attenzione, io ci stavo cascando, rischia di diventare una malattia. Sì. È tirata in ballo la propria autostima, è tirato in ballo vari fattori che possono smontare il tuo equilibrio di persona prima ancora che di musicista. E quindi subentra tutto un discorso di riflessione. Non è un parolone scomodare anche un po' di filosofia, perché devi imparare a essere egoista, però maturo. Mi spiego meglio. Luca, perché stai facendo questo percorso? Perché stai facendo una gara con questi qua? O perché tu vuoi crescere? Che detta così, ok, allora ho risolto. No, ci vuole tempo per affrontare questo discorso. Però di contro, se preso con le pinzette, con i dovuti guanti, può essere stimolante, perché diventa una hashtag challenge personale. Ok, devo fare di più, sto inguaiato, devo crescere, però mai andare oltre. Oddio, mo butto il basso, sai, andando da un estremo all'altro, mo butto il basso dalla finestra, prendo il contrabbasso, faccio la legna, perché non è povero, la casa è grande, eccetera. Quindi il meglio stat virtus, anche quell'esperienza può portare i suoi frutti. E io ho cercato di galleggiare, di andare avanti e di non farla diventare una
una malattia. Ecco, allontanandomi un attimo dall'esperienza mia personale, studi classica, studi l'arco, apri YouTube, bambina di 6 anni cinese che suona Paganini come se avesse 47 anni di strumento in mano. Sì. E che vuoi fare? Ti metti là a dire... Che ne sai quella bimba per arrivare a quel livello come ha vissuto? Tu hai lo stesso trascorso di... eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sembra una cosa banale, ma non lo è. Devi riflettere, devi imparare a prendere confidenza con te stesso. E qui anche la lettura aiuta molto. Io per esempio ho letto, che apparentemente non sembra, però mi ha aiutato tanto, un libro che mi è stato regalato di Osho, molto bistrattato sul web, però l'ho trovato molto interessante, che proprio in quel periodo là, il libro si intitola Il sentiero si crea camminando, e ti fa capire proprio, detto sintetizzando al massimo, con esempi di vita quotidiana, che ognuno di noi ha il proprio percorso, i propri limiti, le proprie scadenze, le proprie ricchezze, eccetera, eccetera. E ognuno di noi è un mondo a sé stante. Quindi sì, questa è la mia testimonianza, questa è la mia... Poi è ovvio, se tu sei stato indirizzato alla musica, perché è una gara, perché magari c'hai un genitore, e ce ne sono per forza. Sì. Spero non tantissimi. Tu devi studiare, tu devi fare, tu devi essere più bravo che lui, tu devi essere più, tu devi... Tu... È ovvio che quel bambino, più che un musicista, crescerà un cavallo da corsa. Mostro, tournée mondiali, però in testa ci avrà la gara dei cavalli. Sì, 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 sì. Spero con un esempio così grezzo. No, ma esatto. È un'ottica tutta personale, questo è un modo mio di... No, di vedere la cosa. Ma è giusto, poi cambiamo argomento. Però in realtà tu hai letto questo libro, invece io non sono venuto a conoscenza di uno simile, che era Il gioco interiore, mi ha cambiato la vita. Cioè, un libro... Cioè, che dice no, esagerato, no, Il gioco interiore nel tennis, che poi da lì è uscito che esiste un gioco interiore della musica che in Italia non è ancora arrivato, però mi ha cambiato la vita perché mi ha semplicemente mostrato che il mio ritardo nel percorso accademico, i miei problemi, le difficoltà non erano legate al fatto che io non ero buono, cosa che fino a poco tempo fa credevo, ma semplicemente io ho i miei tempi, io reagisco in un certo modo alle sfide, cioè quindi di trovare la propria identità, e sono tutti argomenti trattati in quel libro che ha quasi 50 anni, e io da lì ho iniziato a capire, ok, non c'è niente che non va in me, quindi il fatto che a casa mi veniva e fuori non mi viene... Non c'entra niente col fatto che studio o non studio, ma è un fatto di ostacoli mentali che si creano, ognuno si forma in modo diverso. Ah, ok. Quindi lavoriamo su questa cosa qui, e poi da lì veramente è cambiata, perché io stavo male quando suonavo. Cioè, non era solo dire, sì, nel classico dicevo, guarda quello quanto è bravo, Dio alla metà dei miei anni già fa questo repertorio, ma io non ci riesco, ho questi problemi, oddio non ce la farò mai, ma mi conviene. Nel classico, vabbè, nel jazz invece poi magari vedevo, avete questo come improvviso, ma che figo, ma che bello. Poi dice, no, aspetta, cioè ci sono i miei tempi, devo capire, c'ho questo tipo di ostacoli. Sarebbe un discorso veramente ampissimo, ne potremmo parlare veramente per ore. Però, appunto, ci sono questi tipi di... Ed è anche questo un discorso che dovrebbe essere affrontato con un certo tipo di didattica, perché bisogna poi anche separare i problemi quando sono relativi alla musica e quando invece sono relativi alla sfera mentale. Cioè, per esempio, il giorno che io ho pensato di smettere, che è stato l'11 luglio del 2019, è stato dopo il mio primo esame
del primo anno del biennio, perché un esame preparato alla perfezione, 8 ore al giorno a studiare, preparato benissimo, cioè fino al giorno prima tutto perfetto, e poi l'esame è una guerra psicologica in cui sono stato male, ho suonato male, cioè no, non ho suonato male, cioè è stata l'eccessiva preparazione a farmi suonare bene, me lo sono vissuto, ma non male, ma peggio. Poi il mio insegnante mi acchiappa e mi fa giustamente una chiavica, ma noi non possiamo studiare 6 mesi e poi mi fai la metà delle cose che abbiamo, cioè là andava individuato che il problema non era la preparazione, cosa che per esempio i percorsi non tengono conto, cioè molti spesso gli insegnanti non è che dice no, tu hai studiato male, ma uno non può studiare male 8 ore al giorno, mi devo impegnare per studiare male, È quindi. importantissimo qua andiamo a pie pari nella psicologia vera e propria, Sì. quando hai la fortuna di fare un percorso e di conoscerti, cosa che ho fatto, impari anche a capire i propri limiti, impari anche a capire quali sono le tue vere priorità, non quelle apparenti. E quindi cominci a, tornando a prima, Luca, ma tu perché suoni? Perché è una gara di cavalli, appunto. O perché tu devi stare bene quando stai col basso, il contrabbasso in braccio? Vedi, è una cosa bellissima che mi piace pensare, riflettere. Gli anglosassoni, gli inglesi hanno un'unica parola per giocare, recitare e suonare. Play. È una sola parola, però questi tre concetti sono tre parole, tre verbi, sono tre azioni che vanno, che scavano nel profondo dell'animo umano, non a caso. E di conseguenza, io stavo da un'altra parte, perché suonavo magari e mi prendeva il panico. Oddio, mamò, saprò fare questo, oddio, mamò, devo fare questo, oddio, mamò, oddio, e suonavo male, tranquillo, si suona male. Sì. Questa è una certezza più del suonare bene quando studi. Se vuoi suonare male, concentrati sulle cazzate superficiali. Scusa la parolaccia. È questo. Che poi Sospiro di sollievo, finisco subito. Sospiro di no. sollievo. Affronti il discorso che appunto non è una cosa di... Noi la stiamo accennando, è un percorso che Sì, 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 sì. ognuno fa. Sono problemi, sono questioni personali che ognuno affronta. Per poi arrivare al punto di dire attacchi il jack, prendi il basso e gioca e play, divertiti, stop, sbagli, non sbagli, e lì suonerai non perfetto, ma sicuramente meglio di come detto prima. Sì, no, volevo solo aggiungere che in realtà se ne parlava, non mi ricordo in quale testo, però in realtà molte lingue hanno questa particolarità di un'unica parola che abbraccia il gioco, il suonare e il recitare. Sembra anche il francese e il tedesco, non mi vorrei sbagliare, forse anche lo spagnolo. Cioè, comunque molte lingue europee hanno una sola parola per abbracciare tutte queste aree, e che ma non ricordo con esattezza, però mi sembra di sicuro il francese, il tedesco e lo spagnolo. Potrei sbagliarmi, quindi me ne vogliono gli esperti di lingua, però dopo è certo che più di una lingua ha questa Non è un particolarità. caso, non è un Credo caso, di cioè, no. è uno spunto, è solo un modo per riflettere su questa cosa che trovo molto interessante, tutto qua. Sì, di come uno vive il momento, perché in realtà quel discorso che uno faceva, che dicevi egoista, no? Di essere egoisti, in realtà leggevo proprio in una rivista di business, che in realtà c'entra relativamente poco in teoria, però in realtà c'entrava invece tantissimo, e parlava di essere egoisticamente, no, egoisti in maniera strategica, ecco, strategicamente egoisti, cioè quindi ti diceva tu per fare bene qualcosa, cioè in quel caso si parlava di dirigere delle aziende da milioni di dollari, centinaia di migliaia di dipendenti, tu devi stare bene prima tu, perché se tu non stai bene, cioè, non ti funziona niente, ma poi in realtà abbracciava qualunque discorso, perché anche lei il matrimonio, no? Se tu non stai bene, stai male prima tu, il matrimonio va a rotoli, sei un pessimo genitore,
perché cioè, tu stai male, non riesci a esprimerti, non riesci a dare il tuo potenziale. È quello che succede anche su un palco. Cioè, questa è stata la differenza dopo che ha avuto, dopo che ha approcciato, diciamo, al gioco interiore, che quando sono iniziato a stare bene, prima io, cioè a dare la priorità a come io sto sul palco, poi dopo tutti il resto, cioè il pubblico viene dopo. Perché se do la priorità al pubblico, oddio, è quello il mio maestro che pensa, è la commissione che pensa, è quell'amico mio che è venuto ad ascoltare che pensa, do la priorità a loro, io vado in ansia, in paura, si blocca il corpo, non respiro più, inizio a suonare male, mi sento male, e cioè, ciao. Cioè, che poi in realtà se ti sei preparato bene, magari suoni anche bene, perché non è che questa cosa ti tu automaticamente suoni male, perché in realtà io riuscivo a suonare, però poi dopo te andavi lì con il rimpianto, ma se in quel punto mi fossi lasciato andare, ma quella frase era bella, avrei potuto farla più mia, ma chissà che avrebbe pensato, cioè comunque sei con che rimugini, no? Su quel cosa sarebbe potuto essere? E quindi stavi male prima, durante e dopo. E che senso ha? È come se ci si fermasse alla matematica quando poi puoi accedere al cuore, al sangue, alla terra, a cose viscerali, alle cose più profonde. Perché che cos'è la musica? Cioè, noi siamo scimmie, fino a prova contraria, l'Homo sapiens, questo è. Noi siamo pronipoti dei cavernicoli che ballavano su un tamburo. Questo siamo e non ce lo dobbiamo dimenticare a qualsiasi livello. Poi è ovvio che quel ritmo sul tamburo si è sviluppato ed è diventata, ma la cosa ancestrale, la cosa più profonda è quella e non ce la dobbiamo mai dimenticare. Perché, ecco, per esempio, parlo io personalmente, ogni tanto, di pari passo allo studio del basso e del contrabbasso, c'è sempre stata pure la tamborra, il tamburello, proprio perché quel ritmo ostinato, sempre uguale, sempre lo stesso, per ore e ore, forse una sorta di richiamo, però vabbè, questo c'entra poco, era solo per Sì, fare così, per beh, io parlare. direi Sì. sì, no, io direi che siamo più o meno in conclusione, quindi direi magari, però poteva essere interessante perché oggi ci stanno molti, no? Visto che siamo a casa chiusi da un anno, che si dilettano a fare dei video e tu li fai veramente bene. Infatti qualche volta ti ho anche scritto in privato per voglio fare delle cose, poi non le ho fatte perché non era il tempo di farle. Io in passato facevo dei video, però mi limitavo ad avere una app che faceva da lei tutto il discorso del multitraccia. Era un'app specifica per dispositivi Apple, però. Ah, non era a Cappella Makers. Quello lì, no, quello era specifico, però ce l'aveva solo la Apple e mi Ok. dilettavo, però là era quell'app è stata pensata per la voce umana, quindi poi usare uno strumento come il trombone richiedeva di suonare a volumi bassicci, quindi comunque venivano, ma ne ho anche fatto una decina a suo tempo. Poi dopo è diventato veramente complicato, detto che ho lasciato stare. Però ho visto che molti oggi si dilettano, però tu li fai veramente bene, no? Visto dei video, ti metti, ti via. E magari se ci vuoi giusto dire brevemente, no, magari in 10 minuti, un po' Se quello. provo, e che dico in 10 minuti? No, Non sì, lo aspetta, so, no, no, di. vabbè. Luca, innanzitutto grazie, pure perché non è che è tantissimo tempo che lo faccio e soprattutto non è che ho chissà quale attrezzatura, cioè una GoPro e un cellulare, e questo è quanto. Però ho sempre avuto un po' l'hobby della fotografia anni fa, anche prima dei social. Quindi non è che è un punto a me completamente, come dire, oscuro, però la verità, mi sono messo, ho aperto la pagina Instagram da un paio d'anni e pure la pagina Facebook, mi sono detto, vabbè, se la devo fare, se la devo aprire, ci faccio solo musica, perché non sono il tipo da... Li utilizzo i social, però ecco, questo è un altro argomento, li utilizzo i social,
però solo per quelli che sono i miei interessi. Non sono il tipo, detta stretta stretta, non sono il tipo che sto andando a fare la spesa, sto andando a fare Del a gattino. portare il cane fuori. Ognuno è libero di utilizzare il social come crede. Allora mi sono detto, comincio a fare qualche video per diletto, per hobby, per passione, perché poi con la scusa di fare un video è altro studio che si aggiunge. Sì. Ad esempio, ho fatto da poco Tico Tico per basso elettrico, ci sono stato un mese sopra. Da che ho preso il basso e mi sono buttato giù tutte le note fino ad arrivare al montaggio e alla pubblicazione del video, un mese in cui tu studi, prima cosa, studi, poi ti devi studiare un po' di accompagnamento. Il buon Peppe Pacelli mi ha aiutato ad accompagnarmi con la chitarra, ma e ti studi la struttura e poi ti registri, ti ascolti, e questa è un'altra cosa importantissima per un musicista. Tante cose, poi ci aggiungo, questa è una cosa mia, ci aggiungo la trascrizione ed è studio pure quello, e poi ti metti al computer e monti e fa un'immagine accattivante, cerchi di alla meglio, perché ovviamente l'attrezzatura è quella che è, si cerca di ottimizzare con gusto e con qualcosa di un po' di brio, un po' di colore, quello che è il discorso, perché poi appunto, i social è, come dicevamo, è l'utilizzo che ne fai. Come tutte le cose, come la tecnologia dalla notte dei tempi. Tu un'arma la puoi utilizzare per sfamare la tua famiglia o la puoi utilizzare per fare del male. Boh, sono andato a prendere un attimo un caso limite, però la tecnologia sempre avuto a che fare con la contemporaneità del non serve a niente, solo stronzate, solo perdite di tempo. E l'utilizzo che ne fai? Sì. Perché su Facebook, su Instagram puoi seguire pagine dedicate all'arte, dedicate all'informazione, oppure puoi condividere i Padre Pio glitterati, buongiornissimo caffè. Sei libero, l'una Sì. non è meglio dell'altra. Io preferisco la prima. E soprattutto puoi, nel mio caso, far vedere al mondo, perché è una vetrina, io sono solo un moscerino, pensa a Jacob Collier, questo mostro attualmente, probabilmente più grande esempio di, non solo di musica, vabbè, quella a parte, ma anche di autoproduzione. Cioè, quel ragazzo, tutto in camera sua, si è anche autoprodotto, si sponsorizzava su Instagram, su YouTube e cose del tipo, e mo fa tournée mondiali. Quindi è sempre l'utilizzo che ne fai. Non giudico chi non precludo di questo essere un pessimo musicista o un ottimo musicista, sono due cose completamente separate, semplicemente andiamo nell'ambito della promozione, del farsi conoscere, del farsi vedere, ecco. Sì, quindi mi sembra che mi dicevi che nella produzione poi del video è separata il montaggio dell'audio e quello del video vero e proprio, giusto? Dipende dal video, Dipende, dipende da ok. cosa vado a fare. Ad esempio, nei video quelli là un po' più, nei video chiamiamoli didattici, forse un parolume, tipo la trascrizione dell'Assolo di Spain oppure Tico Tico, io lì suono dal vivo. Ah, Infatti, ok. provo e riprovo e poi si cestinano giga e giga di video, ovviamente, Sì. però suono dal vivo per avere giustamente il sincro, per vedere proprio come si suona, eccetera. Però in altri video dove, per esempio, mi sono divertito a fare qualche ripresa esterna, però in quel caso, ad esempio, è ovvio che ho registrato a casa, non all'aperto, ci vorrebbe strumentazione che forse nemmeno la RAI c'ha, quindi è ovvio che è un compromesso in quel caso. Però tutto comunque con un cellulare e un PC, giusto come mi dicevi. Grosso modo sì, c'ho una scheda audio, non so se si vede, due canali, piccolina, un PC portatile e basta. E poi gli strumenti, un microfono.
o attacco il genio. Vabbè, ma si sente pure, quindi nulla che, di che. Diciamo che è più il tempo investito nel montaggio dei video che la registrazione in senso stretto, pure perché non essendo molto ferrato, una volta equalizzato il volume, messo un po' di effetto, sto bene, cioè non, sì. Mi curo che lo strumento sia ben accordato, corde nuove e basta, non sono così appunto ferrato e padrone dei software eccetera. Mi piace più perdere tempo poi in un montaggio video e creare una cosa più accattivante, più però curiosa. Guarda che non è facile, ti ripeto, io ho fatto un po' di esperimenti in passato, negli anni precedenti, infatti per i progetti che ho in mente, ho detto ok, no, io mi vedo il mio che è suonare, voglio fare l'arrangiamento, tutto quello che voglio, però poi vado da qualcuno che mi cura, cioè un po' sono un po' entrato nella mentalità, perché è un lavoro che veramente chiede pazienza, tempo, cioè che io ho, cioè attenzione, però non per quelle cose lì, cioè ognuno direziona i propri interessi, no, le cioè, ho provato, per esempio, se devo trascrivere, arrangiare, creare, ho pazienza, però se mi metto lì con un programma a capire come fai il video, non è il mio genere. Beh, direi che ci siamo detti tutto è un errore, perché abbiamo veramente solo toccato degli argomenti e li abbiamo perlomeno iniziato a srotolare, però veramente ci sarebbe da aprire un ciclo di in questo senso, no? In cui tocchiamo, e magari un'idea per il futuro, perché complimenti comunque, perché stai facendo una bella cosa sulla tua pagina, io seguo tutti i post, tutte le cose, è sempre una qualcosa interessante, è sempre un motivo di spunto. Sì, quelle sono un po' pillole. Sì, in modalità... Più che uno spunto è uno spuntino. Vabbè, andiamo avanti. Sì, no, vabbè. Il social, in realtà, poi chiudiamo. No, vabbè, quello segue delle dinamiche un po' tutte sue, cose che un po' vado studiando. E quindi là non puoi avere un tipo di comunicazione ampio, dici ok, oggi parlo di questo argomento, lo voglio sviscerare, cioè il telefono oggi si ha in mano, si srolla, no? Quindi è difficile che uno si trova lì un muro di un metro di testa, dice ok, vediamo bello sto posto. E ci sono strumenti migliori, quindi c'è il blog, appunto c'è questo formato qui video in cui parliamo di un argomento e lo affrontiamo, però non è questo, per esempio in quel caso lì i miei canali social sono appunto di mostrare per sommi capi quello che sono delle dinamiche, ma non puoi poi entrare troppo, però strutturato, che magari qualcosa ognuno volendo si può portare a casa, diciamo 2000 caratteri si riesce a fare qualcosina. Bravo, continua così Luca, bella storia. Luca, allora io siamo in conclusione, ti ringrazio per aver partecipato, per la pazienza, per aver fatto questo secondo tentativo, visto che il primo con la diretta è fallito. Io invito a chi ha avuto la pazienza di vedere tutto, di prima cosa, se ci sono delle domande... si possono fare nel gruppo sia a me sia all'altro Luca, quindi noi rispondiamo volentieri. Poi ragazzi, io vi invito a visitare i canali e a vedere i video, perché lui qua ha ridimensionato, però a mio avviso fa veramente delle cose molto interessanti. Lo trovate penso come Luca Masi un po' dappertutto, giusto? Quello è il nome. Sì. Luca, quindi... Masi più Fiction, perché ci sono anche altri Luca Masi nel, sì, web. Non so come si permettono, però comunque il logo lo distinguete, perché c'è questo logo che credo che sia un po' un orecchio, giusto? Sono tre simboli in uno. Ah, ok. Sono tre simboli in uno. Poi magari chi sono facile, sono tre, si capiscono subito. Sì. Sono tre simboli in uno che però per me sono molto rappresentativi. Un giorno così scherzando, sai, quando si fa l'appanno vicino al vetro della finestra,
E tendono a scherzare, sono uscita questa cosa qua. Però, vabbè. questa è un'altra storia, ma non la racconteremo oggi. Va bene, Luca, allora io ti saluto e ti Grazie ringrazio Luca, ancora. grazie a te, grazie E mille, tante cose belle. Un bacio a tutti e rock and roll, sempre.